Buongiorno, buongiorno motociclisti! È cominciata la stagione 2023 e oggi io sono qui lungo il passo di Bocca Trabaria, nel versante umbro, e come è consueto, naturalmente, ho incontrato, pensate un po', chi? Come? Non ho capito. Ma i motociclisti, i biker! Quanti? Uno? Due? Fermi lì. E ora andiamo a vedere, E ne passate uno. Beh, intanto vi faccio vedere naturalmente la strada che stanno percorrendo. Questi biker, e sono qui tutti davanti a me. Guardate qua che squadra che ho radunato questa mattina. Allora, cominciamo con il primo qui davanti. Ciao, buongiorno. Buongiorno, come ti chiami? Alessio. Alessio, di dove sei Alessio? Perugia. Perugia? Centro, sì. Quanti anni? 24. Ci dici? 23 e mezzo, via. Quanti? 23 e mezzo. 23 e mezzo. Sì. Ti piace la topa? Beh, no, questa è una domanda importante. Nel 2023 bisogna, capito, bisogna giusto, stare attenti, giusto, perché c'è delle tendenze un po' particolari. Certo. Io vedo che c'è una bellissima moto. Da quant'è che vai in motocicletta? Questa è la seconda stagione. Una stagione? Sì, questa è la seconda. Ho fatto l'anno scorso e quest'anno. Sei un po' timido? No. No, vedo che c'hai la voce un po' bassa. No, ce l'ho così. Ce l'hai così, ma sei fidanzato, no? Perché... Sì. Sì, eh? Sì. Allora passiamo a quest'altro. Passiamo perché... al prossimo, sì. Ciao, benvenuto. Come ti chiami? Samuele. Samuele, anche te di Perugia? Sì. Tutti di Perugia, tutti allora? Tutti perugini. E anche te quanti anni hai? Questo è il primo anno. Il primo anno che vai in moto? Sì. Ma come mai avete scelto la moto, ragazzi? Perché è una passione. Una passione? Viene da cosa? Da piccoli, sempre, almeno io, sono sempre piaciuti i motori, comunque la moto in sé per sé. Non sono mai riuscito a farla, ma quest'anno ci siamo riusciti. Cosa fai nella vita? Lavoro. Che lavoro? Lavoro in un'azienda, vendiamo articoli per l'ufficio. Ho capito. E anche te piace la topa? Sempre. Sì, ma sei fidanzato anche te? Allora ragazzi, ora voglio vedere se ne trovo. Questo non è fidanzato. Fidanzato no. anche lui. Perché vedo che c'ha la. No, ve lo faccio vedere perché. Guardate qua. E qui non si scherza, dai piedi fino alla testa, anche i tatuaggi, guardiamo che tatuaggio che c'ha. C'ha una rosa, la rosa scarlatta? Sì. Ragazzi, come ti chiami? Daniele. Daniele, perugino. Perugino, 27 anni. 27 sì. Anni. Piercing, tatuaggi. Non ne mancano. Come mai? Estetica, cattura. Cattura? Certo, ma la topa. ma sei fidanzato? Sì. Sì? Sì. Anche te? Sì. Ma guarda, non ci avrei scommesso per niente. Lo so, non lo dico. Da quanto tempo è che vai in moto? Terzo anno. Terzo anno? Sì. E da cosa diviene la passione anche? Motori dalla nascita. Dalla nascita? Sì, sì, sì. Quindi quando c'è il MotoGP alla televisione... No, sei... guardarlo non mi piace. No, ti piace farlo? Sì. Andate in pista? Quest'anno dovrebbe essere. Quest'anno con la tuta. Sì, quest'anno è l'anno buono. Bene, bene, passiamo al prossimo. Questo è un ragazzo tranquillo, si vede dalla faccia, insomma, è vestito normale, sì. Ha le scarpe da ginnastica e il giubbottino. È un po' rischioso andare sì. In moto così, sì, però, sì, perché l'asfalto è particolarmente ignorante. Sì, non male. Come ti chiami? Luca. Luca, anche te, di Perugia, naturalmente. Sì. Cosa fai nella vita? Io per il momento lavoro. Per il momento, perché dopo naturalmente dopo sì, dice io basta, mi sono rotto i coglioni. Faccio un cazzo, sì, con le macchine faccio la mia vita così. Oh, da quanto tempo è che vai in moto? Io c'avevo da piccolo, ho avuto la mini moto a 10 anni, poi ho avuto il motorino, lo scooter, la moto e adesso tra un po' compro il CBR il 1000. Orca miseria, quindi hai intenzione di andare cose serie, sì. Forte, anche in passione, pista. Sì, eh? In pista ancora non sono mai andato, ma perché non ci ho mai avuto la moto adeguata per andarci. Ma perché ti attira la velocità? Mi attira perché, non lo so, mi dà una scarica di adrenalina fantastica. Perché hai bisogno dell'adrenalina, non trombo. Sì. No, scusa. Non trombo per il momento ancora no, infatti quello è un problema, però questa me dà parecchie soddisfazioni. Oh, è una sostituzione. Non costa tanto. Però siamo tutti alla ricerca sì, della sì, topa. Figa, sempre per...
vero? Sì, assolutamente sì. Benissimo, bravo, così arriviamo a quello che si è fermato a chiedere naturalmente informazioni, perché io gli stavo facendo le foto, ha detto ma chi è sto coglione che si è messo qui per la strada? E lui già è una mezza via, col giubbotto, le scarpe e i pantaloni rotti, perché giustamente dice anch'io sono vissuto. Quanti anni hai? 35. Orca budella, credo di essere il più grande. Ecco, qui. No, il più grande sono io di sicuro, perché ero 60, sì, che voglio dire. Sì, ma la domanda sorge spontanea. Sì. Perché a me non mi chiedi se mi piace la topa? No, te lo chiedo, stai tranquillo. Tu stai perdendo tempo, ma deve venire subito. Innanzitutto dici come ti chiami? Domenico, piacere. Domenico, anche te, Perugia. Cosa fai Domenico nella vita? Io lavoro alla Mercedes, sono un meccanico. Come meccanico? Sì. Allora, se c'è un problema nella moto, le mani ce le metti da te? Sì. Sicuramente? Senza dubbi. Questo mi piace. Da quanto è che sei un motociclista? 4 anni. 4 anni? Ho cominciato tardi. Come mai? Cioè veramente ho cominciato prima, ma c'avevo un 125, ma è giusto. Era e non si prende in considerazione? No, è giusto per capire la meccanica. Dopo ho fatto questa ce l'ho da 4 anni, questa qua. 4 anni, hai intenzione di cambiarla? Sicuramente. Cosa, su dove sei diretto? Mi piacerebbe una panicale. Una madonna del Dio. C'hai una trentina di mila euro da spendere? No. Vabbè, lavora la Mercedes. Sì, ma non è che uno lavora la Mercedes guadagna miliardi. Ecco, vorrei precisare al pubblico a casa, perché no, abbandonate l'idea. Però è il lavoro comunque di prestigio, perché so, un marchio sicuramente. Ho posto sul reparto track, quindi è molto più pesante, si guadagnano qualche soldino in più, però. E ora veniamo alla... Sei fidanzato? Impegnato. Addirittura impegnato. È un po' una situazione un po' strana, però. Ma convivente? No. Vivo da solo. Sei per conto tuo? Sì. Non con i famiglie, con i genitori? No, vivo da solo. Oh, questa è una. Già, so anche cucinare. Anche. Ma ragazzi, la Mercedes è motociclista, gli piace la topa, è impegnato, sa cucinare. Ma che volete? Di più non si può avere. Allora, passiamo all'ultimo, è il ragazzo, forse uno di quelli più giovani. Lui ha la tuta, anche lui della Dainese, è una bella moto, un Honda, un CBR 600. Questo? Sì, perfetto. Perfetto. Come ti chiami? Leonardo. Leonardo da Vinci, no? Anche tu di Perugia? Sì, di Perugia. Quanti anni? 24. 24. Sì. E quanto tempo è che vai in moto? 3 anni. Questo è il terzo. 3 anni. Sì. Sempre avuto questa moto qui? Prima avevo una Yamaha R3. Una Yamaha? R3. Ah, e come 300. Mai sei voluto? Hai cambiato lo motore, stemma, la marca? Motore. Perché la Yamaha non ti dava soddisfazione? No, era una cilindrata più piccola e quindi ho deciso di passare a quella un pochino più grande. E ho preso questa che è in 600. 600. Hai intenzione di andare anche oltre? Per il momento no, poi si vedrà. Cosa fai nella vita? Lavoro, concessionario d'auto. Concessionario? Sì. Siete tutti nei motori? Sì. Sei venditore? Sì, esatto. Allora dici dove se viene a comprare la macchina, perché così fai la pubblicità. Perugia Motori. Perugia Motori. Allora, che macchine trattate? Suzuki. Suzuki? Sì. Ma nuove usate naturalmente, ma anche altre marche? Solo Suzuki e solo nuovo, sì. Ah, ecco, perfetto. E la domanda sorge spontanea anche per te: ti piace la topa anche a te? Sì, non c'è niente. Sei impegnato anche te? Fidanzato. Tutti fidanzati? Già. E dove l'avete lasciate oggi i fidanzati? A casa. A casa, eh? Quando si va in moto. Bene ragazzi, ora vi faccio una bella foto di gruppo e naturalmente se continuerete a seguire Photopass Biker ci saranno sicuramente delle novità nei prossimi mesi, perché la stagione per me è cominciata ieri. Il primo giorno ero a Bocca Serriola, oggi il secondo giorno sono qui a Bocca Trabaria, grazie naturalmente anche al tempo. Oggi stranamente non ci sono nemmeno le scie chimiche, ma voi delle scie chimiche sapete qualcosa? No. Lui è ne so niente. No, e perché hanno indicato tutti lui? No. Insomma, voi vi interessate soltanto dei topa. Questa è la cosa più. Il lavoro principale questo. Il lavoro principale. Ma ora, ragazzi, se io posto questo video su internet e lo vede le vostre fidanzate, siete nella cacca stasera. È vero. Non ve la danno come minimo. Come? Orgogliose di noi. Boh,
Secondo me non ce la davano più se qualcuno di noi diceva che gli piaceva la topa. Secondo me. Dici, certo. Quindi loro saranno orgogliose perché dicono abbiamo degli uomini veramente tosti che quando non sono con noi vanno a cercare la topa, quella te fa. No. Mi dissocio da tutto ciò. Ma ditemi una cosa, questi orecchini, questi piercing, servono per raccattare? Certo. Guarda che è la moto che fa il 90% del lavoro. È il pilota, sì, eh? È la moto che attira, poi naturalmente quando uno se leva il casco dice... Dopo lì si sa, c'è un 50% di probabilità che... No, io siccome sono di un'altra generazione, sono un pochino più grande, no? Vi faccio queste domande perché io non c'ho, mi manca denti, non c'ho il piercing, non c'ho tatuaggi, non c'ho niente, e quindi anche a me mi piacerebbe la topa, ma a me non me la danno più perché ormai... Tanto fa il piercing, quelle a pagamento rimangono, Come quelle. Scusa hanno capito? Rimangono quelle a pagamento. Madonna ragazzi, ne sanno una più del diavolo. Certo. Questi sono giovani ma sono cattivi ragazzi, c'è niente da fare. Bene ragazzi, allora io domani sera, se mi mandate un messaggio e ora avete... Già la taggo sulla storia che ho fatto. Come? Adesso la taggo sulla storia che ho fatto. Perfetto, ma vi volevo dire che io domani sera, il lunedì sera, come tutti i lunedì sera, sono su Radio Mugello, vedete? Questo qui. Quindi Mugello c'è il circuito e quindi no, si parla comunque dei motociclisti. E quindi io se vi sintonizzerete con Radio Mugello alle ore 21:30 circa, io vi manderò i saluti con tutti i vostri nomi, che ora vado a vedere il video, me le scrivo perché se non mi ricordo, c'ho la memoria corta. E quindi un saluto a tutti e naturalmente dite ciao a tutti i biker e soprattutto Photopass Biker. Ciao a tutti!